Temperatura perfetta. La pizza si cuoce in forno, ma anche il forno si cuoce in forno. Come si fa? Ce lo spiega Valoriani, che in fatto di forni per pizza è il massimo. Meraviglioso! Fornace e i suoi refrattari, sembra il nome di un complesso rock, e invece è questa struttura pazzesca. Come funziona? Questo è uno dei nostri forni di cottura, dove i mattoni vengono posizionati manualmente in circa 6-8 ore di tempo e poi cotti a 1000-1100 gradi prima di poter essere utilizzati. Vengono posizionati a forno spento, poi dopo viene acceso. Naturalmente. Beh, chiaro. È bellissima questa cosa qua, ma come si cuociono questi mattoni? Perché io non vedo la porta qui. Ecco la porta, che adesso ci devi dare una mano anche a poterla posizionare, non pensare di non poter lavorare. Lo vedi? Io pensavo di essere venuto a chiacchierare, invece mi tocca faticare. Via! Bene così? Perfetto. Pesa? Vieni, vieni, vieni. Ecco. Vieni pure. Vieni. Ecco qua. Ok. Va bene? Va benissimo. Bravissimo. Ho fatto lavorare oggi. Questa cosa che mi hai fatto spostare, che cos'è? Questo è un mattone cotto, macinato, impastato con un legante e poi viene versato in dei grandi stampi. Ah, proprio come la farina quando viene mischiata con l'acqua per fare la pizza. Perfetto. È uguale? Uguale. Hai capito? Lo stesso procedimento. Ecco, adesso che lavoro mi fa fare? E questo trattore qui che cos'è invece? Questo è il nostro macchinario più importante. Produciamo i suoli per i forni professionali. Questo è prima della cottura, dopo la cottura a 1300 gradi circa. Quadrati, pentagoni, mezzelune, mille forme diverse. Come mai? Che cosa sono questi pezzi? Noi preferiamo, anziché avere un pezzo quadrato e tagliarlo su misura, ogni singolo modello di forno ha il suo stampo di produzione e poi li assembliamo all'interno della pizzeria. Ah, quindi li mettete insieme dopo? Sì, per ogni singolo modello abbiamo il suo stampo. Qui si assemblano forni, Emanuele ne sta decorando uno. Questo bianco e nero verrà utilizzato per il campionato nazionale di pizza in Nuova Zelanda e invece questo ha fatto le Olimpiadi a Napoli. Uè!